5 Stelle. Carlo Sibilia, buongiorno, eccolo qui in studio. Salve, buongiorno a voi, grazie. Del Movimento 5 Stelle, buongiorno. È uno dei, diciamo, 5 del direttorio. Allora, le chiedo, Sibilia, vabbè, questo poi è stato ritirato anche perché poi uno dava un euro e le vengono restituiti 1.000 lire e quello, diciamo, dal punto di vista dei conti non tornavano perché dovrebbero essere 2.000 lire sull'euro. Vabbè, diciamo che questo è stato un po' una... Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito, volevo ringraziarvi di questo invito. La realtà è che lo spot è stato attaccato anche in maniera un po' ingenerosa, perché ci si collega a degli, diciamo, agli andamenti vecchi, questo cambio che non è, che secondo alcuni è stato criticato, ma perché si è in uno schema che è un po' antico, cioè non c'è più quel cambio 1936,27, quello che era il famoso. Cioè non torneremo mai a come eravamo. No, come eravamo noi prima. Andremo avanti e quando usciremo dall'euro ci sarà sicuramente un ritorno alla sovranità monetaria e finalmente potremo scegliere delle politiche economiche dal punto di vista del nostro paese, cosa che oggi abbiamo commissariato alla Banca Centrale Europea. Lei ne è convinto? Cioè, ma questa è la linea del Movimento 5 Stelle, fate un referendum, eccetera. Guardi, oggi secondo me la domanda reale che bisognerebbe farsi è non è tanto uscire o no, perché restare? E questa è la vera domanda. Qual è il motivo per cui... Forse uscire costa un mare di soldi, no? Ma forse restare in realtà ci è costato tantissimo. Pensate che noi abbiamo perso il 25% della nostra produzione delle piccole e medie imprese da quando siamo all'interno dell'euro. Abbiamo avuto una fuga di capitale di 64 miliardi di euro soltanto nell'ultimo anno. Ogni anno il debito pubblico soffre di 80 miliardi di aggressione da parte degli interessi. E questo accade per la questione dell'euro. Lei dice invece svalutiamo, facciamo una lira debole e via. No, in realtà, sì, diciamo che lei l'ha semplificato in una maniera molto, diciamo, come dire, anche un po' pericolosa, però la realtà è che è proprio così, la svalutazione non è sempre una cosa negativa, del resto anche Draghi ci ha provato con quella misura del quantitative easing, Draghi ha trovato 60 miliardi di euro mensili, ma dove stanno questi soldi? Cioè, come fanno queste persone a garantire 60 miliardi di euro alle banche e non riuscire oggi a dare, ad esempio, un reddito di cittadinanza ai cittadini europei che lei ha mostrato prima in un servizio drammatico, una cosa che diciamo noi da sempre, ci sono delle famiglie che ogni giorno diventano sempre più velocità, povere. Questo è evidente. Senta, però in questa Italia a due velocità, voi quanti siete? 150 parlamentari più o meno? L'accusa che si fa al Movimento 5 Stelle, io ho svuotato lo studio per parlare con lei, perché certo, voi non volete confrontarvi nei talk show, eccetera, benissimo, però l'accusa che si fa è questi 150 voti o quello che sono, alla fine sono stati congelati, stanno là e per esempio incidere sulla realtà, per esempio sui problemi delle famiglie che vivono, un quarto degli italiani vive con 10.000 euro di reddito lordo annuo, e beh, questi 150 voti non servono. Ma in realtà io credo che questa sia un'analisi alle volte un po' ingiusta che si fa nei confronti del Movimento 5 Stelle. È chiaro che il Movimento 5 Stelle non può risolvere situazioni che sono ataviche, che partono da 20 anni fa. Non è che ci siamo arrivati per caso, le statistiche. La mia sensazione di stazione diretta non è l'Italia che voglio io. Io non sono. Questo non siamo stati sempre così. L'Italia non è sempre stata in questa situazione. Però adesso c'è, misure, e voi potreste incidere e non incidete incidere sulle riforme istituzionali. Non avete inciso neanche sulla elezione del Presidente della Repubblica. Ma in realtà esempio, noi possiamo incidere, come già abbiamo fatto, facendo delle proposte serie di legge. Noi abbiamo la proposta 1697, che è quella del reddito di cittadinanza, sì, che dà 780 euro mensili a ogni persona sopra i 18 anni senza. Ma come Tsipras, non ci sono i soldi? No, veramente, in realtà Tsipras ha fatto delle misure che... Ho capito, ma gli crolla la borsa da Atene, poi ieri gli è risalita, ieri ma deve risalita, chiedere... Quindi sì, ma chiede il prestito ponte. Ma la realtà è che, come le dicevo prima, questi, deve chiedere soldi, miliardi ci sono, questi soldi ci sono, perché come Draghi ha creato 60 miliardi per garantire finanza le banche, creativa, si può fare ugualmente, ma non servono avere tanti soldi, perché noi abbiamo trovato le coperture per fare questo reddito di cittadinanza, come abbiamo trovato le coperture per togliere l'IRAP alle piccole e medie imprese. Perché la gente non assume? Perché le piccole e medie imprese non assumono. Però l'IRAP l'ha già tolto, l'ha, diciamo, ridotto a già. A me non sembra. Renzi, eh? Sì, però sulle piccole e medie imprese queste cose incidono tantissimo. Ho capito, ma l'ha già mi parli stato del fatto. Taglio delle pensioni. Ma cosa è già stato fatto? Lo chieda ai piccoli e medie imprese. Mi dice una cosa, a quali condizioni imprese potreste collaborare? Mi dica lei se oggi è possibile. Come noi ci collaboriamo quando vuole tagliare le pensioni? Renzi, se vuole tagliare le pensioni, noi siamo qui. Cioè? Renzi vuole togliersi metà del suo stipendio, come facciamo noi, per darlo alle piccole e medie imprese, perché noi abbiamo creato un fondo tagliando i nostri stipendi del 50%, perché un parlamentare mediamente prende circa 17.000 euro al mese. Renzi non è neanche parlamentare, credo che prenda molto di meno. Beh, questo penso proprio di no. Guardi, il Presidente del Consiglio prende tanti soldi. Tanti soldi, ma insomma, non so se bastano poi per dare un reddito di cittadinanza. Guardi, noi abbiamo in meno
di 2 anni abbiamo messo da parte 10 milioni di euro che insieme a un altro emendamento, quindi questo per dire quanto fa il Movimento 5 Stelle, mettono da parte 50 milioni di euro da dare alle piccole e medie imprese italiane. Questo cosa significa? Che tu vai a incidere sull'occupazione locale perché ci sono delle piccole e medie imprese che torneranno ad assumere. Allora noi ci chiediamo se è possibile che non si possa andare avanti su questo tipo di situazioni. Perché per esempio quando c'è stato il Jobs Act voi non avete toccato palla, perché non riuscite a giocare, diciamo, e portare avanti le vostre istanze giuste di fronte a un problema così grave, di fronte agli italiani che vivono 10.000 euro, certo. È una tesi. Quella la speranza è forza di sinistra o di destra, non lo so, però magari che vuole cambiare l'Italia. No. E però poi è una tesi che... Io lo dico perché chi ci guarda pensa questo, Ma penso che è una tesi che non tutti, ormai hanno capito le persone che questo non è più un gioco. Noi oggi, a differenza di prima, qualcuno ci poteva contestare che non c'erano le proposte. Oggi abbiamo delle proposte serie, le ripeto, abbiamo anche l'abolizione di Equitalia, abbiamo creato... Certo, ma tutti possiamo proporre anche la felicità, erga omnes, no? Per decreto, però poi... Ci sono delle cose serie che abbiamo proposto, non sono felicità per decreto, ma noi abbiamo delle cose serie che messe a sistema, se noi creiamo reddito cittadinanza, se noi abbattiamo l'IRAP, se noi aboliamo Equitalia... Da soli non ce la fate? Assolutamente sì. E quindi come fai con Renzi? Io penso semplicemente che se il Presidente del Consiglio vuole fare qualcosa per i cittadini italiani, inizia con queste misure qui. Io da oggi vedo un Presidente che vorreste in difficoltà. Cominciare a parlare di un reddito di cittadinanza o comunque di una capacità di redistribuzione. Esattamente. E lo si può fare domani mattina perché le proposte ci sono. Il Movimento 5 Stelle in questi anni l'ha creata. Io vengo, guardi, da una famiglia che ha una persona che è un disoccupato al suo interno, quindi naturalmente mia madre vive di famiglie italiane purtroppo. Esatto, quindi però io non sto con le mani in mano, non voglio stare fermo, ho cercato di candidarmi, quindi essere eletto, quindi da 2 anni sono all'interno del Parlamento proprio per creare delle misure alternative a quello che è a un problema che noi conosciamo. Conoscendo il problema possiamo anche cercare di risolverlo. Noi abbiamo delle proposte. Politicamente è possibile una collaborazione, diciamo, con il Partito Democratico di Renzi? Allora, lei ha capito che in questi giorni si è dissolto il patto del Nazareno, quindi è chiaro che il PD cerca numeri, li trova nelle autonomie, eccetera, si chiamano sostenitori, ammortizzatori o quello che volete voi, certo. Stabilizzatori. Però c'è la possibilità di costruire su alcuni punti una alleanza con il Movimento 5 Stelle, il punto principale. Guardi, noi l'abbiamo sempre detto. Noi non ci interessa il colore politico, noi non vogliamo, credo che il patto del Nazareno, come ben tutti possono capire, è un patto che sta sulle nostre spalle, sulle spalle dei cittadini italiani da 20 anni. Cioè Berlusconi e il Partito Democratico e la sinistra sono da sempre d'accordo per portare avanti un giochino che in realtà poi cade sulle spalle di quelle famiglie. Però adesso lo sono di meno. Ok, no, perfetto, ma io non ho problemi da questo punto di vista, però invece del patto del Nazareno, allora facciamo il patto di San Bernardino da Siena. Chi è San Bernardino da Siena? È il protettore degli imprenditori onesti. Partiamo da queste cose qui. Facciamo insieme al Partito Democratico, se lo vogliono fare, facciamo delle misure che possono far ripartire il nostro paese. Partiamo dal reddito di cittadinanza, oppure partiamo dall'abolizione dell'IRAP, partiamo da queste... Allora, la proposta per Renzi che lei fa qui ad Agorà questa mattina, di collaborazione con il Movimento 5 Stelle, è... Tutela del piccolo imprenditore. Facciamo 4 cose subito. Facciamo il reddito di cittadinanza, aboliamo l'IRAP, tagliamo le pensioni d'olio e aboliamo Equitalia. Facciamo 4 cose e sicuramente l'economia da domani mattina riesce a ripartire. Certo, aboliamo Equitalia, non paghiamo le tasse, certo che riparte. Ma non è proprio così. Vabbè, Equitalia tassa le persone, cioè ci guadagna con l'aggio, è molto diverso. Lei sa che Equitalia... Facciamone uno, allora. Sa che Equitalia ha chiesto l'altro giorno ad un pensionato che era in pensione da 7 anni, certo, 8 milioni di euro. Le cartelle pazze ci sono sempre state. Questo è assurdo. Questo è evidente. Allora, il punto da cui ripartire è un'alleanza con il PD per i piccoli imprenditori. E cittadini italiani. È un appello a Renzi o una sfida? Ma questo è l'occasione per fare qualcosa per i cittadini italiani, visto che da 1 anno e mezzo fa ben poco il nostro Presidente del Consiglio. Va bene, allora grazie. Questo era...